impegno. Vi ringrazio tutti di essere qui. Allora, guardate, a Rai 3 abbiamo rinnovato il 43,8 del palinsesto, un sacco di lavoro, un sacco di cose nuove, quindi io ora vi accenno soltanto le cose nuove, lo styling di tutti i programmi, a cominciare da Gorà, che l'hanno greco, fino allo storico difensore dei cittadini di Manda Rai 3, aggiornato, rinnovato, dove arriva un giornalista popolarissimo, Salvo Sottile, benvenuto Salvo, a Rai 3. Poi tutta salute, con tre nuovi volti alla conduzione dal mondo della medicina. Pierluigi Spada, Deborah Razzo, Silvia Benchivelli, imparerete a conoscerli. Un nuovo spazio di servizio pubblico, Chi l'ha visto News. 25 minuti con gli aggiornamenti quotidiani in diretta dalla mitica redazione di Chi l'ha visto, che naturalmente rimane anche il mercoledì sera. Un nuovo programma di libri. Quante storie, torna con Rado Angias, ma torna con le recensioni della scrittrice appassionata e temeraria Michela Murgia e con le rubriche della giovane YouTube, oggi anche romanziera, Sofia Viscardi. Sofia però viene solo una volta alla settimana, perché deve studiare, ho promesso ai suoi genitori. Il sabato il talk sulla TV di Massimo Bernardini, rinnovato, potenziato da grandi opinionisti. Vedrete che quest'anno Massimo farà molto di sapere. La domenica mattina, in collaborazione con Rai Cultura, un nuovo programma di Edoardo Camurri, dalla provincia italiana, Viaggio con lentezza. Infine, sono felicissima di annunciarvi che arriva a Rai 3 un grande artista. In una striscia quotidiana con suo sguardo poetico, originale, unico. Benvenuto Pink! Se manca un po' di tanto di cose, non ve le posso dire, però una ve la devo anticipare. Allora, il primo show tutto suo lo farà con noi, a Rai 3. Anzi, ve lo faccio dire da lei. Sentite. Buonasera a tutti, mi dispiace non essere lì con voi. Va bene. Dicevo buonasera a tutti. No, così non mi piace. Tracollo. Oh, ecco, allora, dicevo buonasera a tutti, mi dispiace non essere lì con voi, però sono all'estero per lavoro. Volevo solo dirvi che sono molto felice perché sarò dei vostri quest'anno e in primavera su Rai 3 farò un programma che sarà un talent con i bambini che cucinano delle ricette. Vabbè, ma poi i programmi si guardano, non si raccontano. Poi mi ha chiamata anche Mica, forse passerò a trovarlo, è stato veramente carino, non ho capito niente di quello che ha detto, ma se quando andiamo a dare non è che si capisca proprio tutto. Però insomma sono felice di essere dei vostri. Vi aspetto sulle 3 in primavera e ci vediamo la faccia.